Posso farti una domanda provocatoria da parte mia, tanto ci conosciamo, Certo, quindi certo. cioè non è il dubbio che però questo rischia poi in pratica di bloccare la crescita del movimento, queste azioni, che è la cosa peggiore, adesso al di fuori della parte della destra che approfitterà, Ma però certo. rispetto a questa generazione che sta crescendo, il grosso problema è questo, cioè l'esperienza dei movimenti in questi anni è che poi una parte dell'estremismo non aiuta il movimento, ma rischia di bloccarlo. Ma Esperienze in certo. tutti questi 30 anni in Italia che quando il movimento è in crescita, anche Certo. senza provocazioni, ci sono dei movimenti che in qualche modo, cercando di essere all'avanguardia, tagliano le ali al movimento. Cioè, più che una domanda provocatoria, ti dico proprio come la penso. Io penso che questo è un gravissimo errore, quello di vanificare una manifestazione e mandare in vacca una manifestazione di quella portata proprio per le cose che dicevi te, perché quando un movimento è in crescita, quando le lotte si socializzano e quindi il movimento si ingrandisce, è ovvio che è un errore, un fortissimo errore quello di, come dire, fare queste azioni chiunque le faccia. Secondo me è un gravissimo errore perché mette in discussione tutto il movimento. E credo che ci sia poi, comunque questa è una mia opinione, credo che ci Chiaro, sia la volontà comunque di far fallire certe manifestazioni. Quando un movimento è in crescita fa paura. Che non ti sei chiesto come mai in tutto il mondo che ci sono state le stesse manifestazioni non ci sono stati disordini e scontri, a parte l'Inghilterra quando all'inizio. all'inizio ti ricordi che in Inghilterra poi, come diceva appunto, guarda, per tornare alla trasmissione di dove c'era Santanchè, faceva riferimento proprio ai disordini che ci sono stati a Londra, dove diceva che poi il giorno dopo la polizia che ha varato non delle leggi Delle speciali, norme, delle norme. delle norme più severe che sono andati a casa e casa per casa hanno individuato Le le persone. persone e le hanno arrestati. Quindi diceva che anche qui bisognerebbe fare una cosa del genere. Ecco qual è il rischio. Il rischio è che qualcuno pensa che magari attraverso un'azione un po' energica, chiamiamola così, e anche violenta, si possa in qualche modo dimostrare che di poter prendersi, come dire, il potere, di poter conquistare come dire, degli obiettivi, no? E in realtà però secondo me è un fortissimo errore quello di farlo attraverso queste azioni violente. Tornando un secondo, l'ultima domanda, l'esperienza dei compagni di Mirafiori che sono arrivati a Roma, come ti è sembrato loro per Roma? Come vi siete trovati a Roma? All'inizio erano tutti assieme, ma poi ci siamo divisi. Però l'impressione, compagni, alla fine, quando vi siete trovati? Sì, Alla questa fine esperienza di ci siamo ricongiunti lotta tutti dopo. spaventati. Spaventati. Diciamo che la maggior parte era spaventata. Diciamo che anch'io ero spaventato, perché per me è stata la prima esperienza questa. Almeno su queste cose qua, fumogeni, attacco della polizia, abbiamo fatto manifestazioni, ma non, almeno io a Genova non ci sono andato al G8. Ma Quindi, io l'ho vista. ma presumi che queste, diciamo, iniziative di movimento bisogna rifarle, ci andresti di nuovo?